Sì, abbiamo fatto questo recuperando, diciamo, qualche amico generoso, altrimenti come comune facciamo difficoltà, quindi c'è una funzione di supplenza che è giusto determinare quando ci sono momenti di difficoltà, e i momenti di difficoltà ci sono tantissimi, quindi recuperare questo spazio e donarlo ai ragazzi, ai bambini di questa area di Villa San Vito è una cosa, diciamo, che fa molto piacere. E poi ho chiesto collaborazione tra mamme, papà e insegnanti, perché a volte c'è qualche conflitto che, insomma, non depone bene, mentre invece assieme collaborando determina la crescita lineare e saggia dei bambini, che sono a cuore sia gli insegnanti che soprattutto i genitori. Come sta andando questo inizio di anno scolastico con le difficoltà tra Covid e risparmio energetico? Ma questo vedremo, col Covid, insomma, è allentata la presa, con lo spazio energetico, gli spazi energetici, diciamo, dovranno essere contemplati nella decrescita per quanto riguarda la misurazione della temperatura, e sarà in tutta Europa così, che saremo anche noi legati a questa, diciamo, realtà e a questo modo di fare, insomma, dobbiamo fare in maniera un po' sobria, un po' delicata. Consiglio a tutti, come dico io, essendo purtroppo uno stato di necessità, i nonni in particolare regalassero qualche maglioncino in più ai bambini, in modo tale da ripararsi dal freddo quando forse la temperatura sarà un po' più eccessiva. È tramontata l'idea della settimana corta? No, assolutamente no, stiamo aspettando, ora impegnati tutti un po' con le politiche, quindi poi ci fermeremo un attimo. E certo, se lo fanno 3 istituti e 7 no, insomma, diventa un problema, perché dobbiamo mettere in linea con i trasporti. E quindi speriamo di farlo.